Allora, rispondimi con sì o no. Cucini? No. Stiri? No. Adesso capiamo dal vostro rumoreggiare a No, che punto cominciare a mentire. No. lavi? Sento ancora silenzio. No. Te lo chiedo, non Però perché... mi lavo, basta, Sì, quello no, sì. invece quello che... L'ospite che avremo domani, ha detto lui, non tanto. Vedi, lui gli chiedi, lavi, no, Ti cucini, no, lavi? ti lavi, no, manco No. quello. No, te lo chiedo perché sono curioso di sapere che una telegiornalista che va in onda tutti i giorni, com'è la sua settimana? Cioè tu da lunedì, mi la devi raccontare da lunedì, tu facevi lunedì, sabato d'estate, giusto? No, siamo precisi, lunedì, domenica Vabbè, non d'estate, stop. 7 su 7 Allora... manco, eh. Com'è la settimana 7 su 7? Comincia da lunedì mattina e racconti tutta la settimana, insomma. Allora, io in questo momento, per esempio, sono in stato confusionale, lo dicevo prima a Luca venendo qui, perché ho avuto una routine di vita talmente pressante in questi ultimi 5 anni e mezzo che adesso mi sento tipo uccel di bosco. Cioè, ho finito le dirette con Controcorrente l'11 agosto, ho fatto le mie prime 2 settimane di vacanza dopo 6 anni, una cosa di un lusso che non posso praticamente crederci, e adesso devo impostare una vita come fanno le persone normali, tra virgolette. E per me è stranissimo, perché la vita era un'unica grande riunione in cui poi si infilavano altre attività. Perché andando in onda 7 su 7, e chiaramente il programma non si fa da solo, lo devi mettere su, quindi cominci la mattina, cominci le prime riunioni la mattina, anzi, Che ora? La prima leggi i giornali, quindi diciamo ti metti la sveglia, sveglia che 7 ora? e mezza. Ti vesti, ti prepari, fai colazione, inizi a leggere i giornali alle 8 e mezza, alle 10 parte la prima riunione. E cominci. Poi non dimentichiamoci che negli ultimi 2 anni, per rendere tutto più ridente, c'era la prima serata il mercoledì e la versione ristretta invece l'Access Prime Time alle 8:30, 9:30. Quindi dagli alle riunioni, prima uno, poi l'altro, che Ma ogni eri già in tanto. redazione nella prima riunione, ora in Molte le call? abbiamo fatte per tanto tempo su Zoom, alcune le facevi in redazione. La gag che faceva uno dei miei curatori era: Veronica, noi siamo quelli del programma delle 20 e 30, ti ricordi di noi, no? Come gli alcolisti anonimi. Ciao Veronica, perché dopo un po' era che voi da dove ho presi questi è caduta una riunione e ti trovavi nell'altra. Quindi è stato così per un lunghissimo periodo di tempo. Poi gli ultimi 2 anni, veramente con la prima serata, che invece, come Luca sa bene, richiede un impegno importante, nel senso che tu vai in onda il mercoledì sera, le riunioni cominciano il venerdì. Tu dici, ma che vedete il venerdì per fare la puntata il mercoledì? È qualcosa te la devi dire, perché poi se non succede niente, se la cronaca quel giorno non ti dà degli spunti sufficientemente forti, tu intanto il menù lo devi fare. Qualche cosa ve la devo far vedere io alle 11:30, quando abbiamo finito di, no? Si è estinto l'argomento centrale di giornate. Allora inizi.